Salve, questo è un nuovo video. Avrei voluto portarvi un video sul risultato usando lo slider, ma purtroppo tra il lockdown, il tempo e il fatto che siamo in zona arancione, non mi sono potuto muovere e nel comune dove abito, che è un piccolo comune, grandi spunti non ce ne sono. E voglio approfittare per farvi vedere il sistema di alimentazione. Quando io ho iniziato a progettare lo slider, dovevo trovare il sistema per alimentarlo. Alimentarlo voleva dire portare la tensione ai motori dello slider, al controllo dello slider, e in seconda battuta anche a eventuali altre utenze. In primo luogo, quello che ho pensato di fare era quello di alimentare la macchina fotografica non con la batteria originale, ma con una finta batteria, in maniera tale da avere un'autonomia maggiore, da non dover aggiungere il grip sotto la macchina fotografica, quindi diminuire il peso e avere un tempo a disposizione molto lungo. Quindi avevo bisogno di alimentare i motori con una determinata tensione, la macchina fotografica con un'altra. A quel punto ho pensato, proviamo ad aggiungere anche delle porte USB che se devo caricare il tablet o il telefono o qualcos'altro posso farlo e un'alimentazione in più da dedicare eventualmente a un PC o a qualcos'altro. Quando sono partito io di elettronica, sinceramente, ne capisco molto poco. Quello che ho fatto sono andato su YouTube, penso come fanno tanta gente. Ho guardato quello che si faceva e ho cominciato a prendere un pezzettino di qua, un pezzettino di là e ho cominciato a fare alcune prove. Queste prove hanno portato prima a un prototipo fatto alla meno peggio e poi questo è il prodotto, che non è il prodotto finale, perché quello che vorrei è avere un'autonomia maggiore, ma per avere un'autonomia maggiore la scatola dovrebbe essere un po' più grande. Ma in realtà quello che vorrei è fatto in questa maniera. Anche faccio questo video per capire se c'è qualcuno che mi può dare una mano nella progettazione. In pratica, all'interno di questa scatola c'è questo sistema qui. Adesso io lo tiro fuori e vi faccio vedere com'è fatto. In pratica è fatto da due parti. Esiste una parte che serve a caricare le batterie e una parte che serve a usare la carica delle batterie. Le batterie, per quanto riguarda le batterie, io ho comprato questo sistema. Questo sistema è composto da delle schede che montano 7 batterie in serie, sì, 7 batterie in serie per un totale di 29,4 volt quando sono al massimo della carica. In realtà adesso qui ce ne sono montate due, due sono 7x4 sono 28 batterie. Quello che io vorrei fare è poter montare 28 più 28, quindi 50, 56 batterie. E poi esiste questo modulo che serve per il carico e lo scarico, cioè per caricare le batterie e per gestire la distribuzione della corrente quando si va ad usarla. E poi c'è questo piccolo pannellino qui sopra, che indica la carica delle batterie quando sei in carico o quando lo stai utilizzando. Ho diviso il circuito in due parti, una parte che mi serve per alimentare le batterie in carica e una parte per usare la corrente delle batterie e sono separati da questo interruttore bipolare con un commutatore bipolare. Quando è sul 2 faccio l'alimentazione e non ho accesso alla corrente in uscita, alla tensione in uscita. Quando sono sull'1 posso usare la corrente della batteria e non posso caricare. Perché ho preferito usare questo sistema? Avrei potuto comprare un power bank già costruito, ce ne sono di grossi che si vendono, ma questi tipi di power bank hanno tutti quanti fondamentalmente un inverter internamente che converte la tensione dalla batteria, la porta a 220 volt. Quindi sarei stato costretto a portare a mia volta gli alimentatori dei motori, l'alimentatore della batteria, della macchina fotografica, l'alimentatore del PC, della
delle porte USB esterne per poter gestire poi l'alimentazione di questi strumenti. Io non lo volevo, volevo qualcosa che mi desse la possibilità di usare direttamente la corrente e impostare io i voltaggi di uscita come desideravo. Esaminiamo il circuito di alimentazione. Qui così c'è, adesso purtroppo non è che si vede molto bene, c'è un alimentatore. L'alimentatore, ho scaricato questi disegni qua. Questo è l'alimentatore. Questo alimentatore qua è un alimentatore. Mi sono fatto anche un piccolo schemino per ricordarmi tutte le cose senza dover star lì a ripensarci. Praticamente ho un alimentatore che trasforma la corrente da corrente alternata 220-100 volt d'ingresso alla tensione che desidero io, che in questo caso sono 29,4 volt, con una possibilità di carico fino a 5 ampere o 6,5, probabilmente dipende dalla tensione d'ingresso la variazione dell'amperaggio. Sotto a questo c'è un modulo, il modulo è questo qui, che è un modulo che mi dà la possibilità di convertire la tensione e l'amperaggio, quindi la tensione e la corrente. Io entro con i miei 36 volt che mi dà l'alimentatore, perché in uscita l'alimentatore mi dà 36 volt, ed esco con i 29,4 volt e regolo l'amperaggio a 5 ampere. Regolo l'amperaggio a 5 ampere perché ho messo due diodi sul positivo in ingresso e in uscita dalla tensione dai morsetti, che sono questi qua, ve li faccio vedere. Adesso qui ci sono due diodi, uno è questo e uno è questo qua in alto. Praticamente impediscono alla corrente di, una volta caricata la batteria, non voglio che la corrente, finché rimane il commutatore disposto in carica, torni indietro al circuito di alimentazione, perché potrebbe crearmi dei danni con la corrente in senso contrario. Ho aggiunto un'altra cosa, ho aggiunto dei sensori bimetallici, che sono dei normalissimi interruttori che fanno da termostato. Questi scattano a 45 gradi, li ho incollati sui dissipatori sia del convertitore dell'alimentazione sia agli altri convertitori che mi danno la tensione di uscita regolabile che desidero io. Questo perché? Perché ho visto che quando vado in carica, questi diventano molto caldi, soprattutto all'inizio, cioè finché le batterie sono scariche, io ho tutto l'amperaggio che arriva alle batterie e questo si scalda. Quindi ho collegato questi piccoli termostati a questi circuiti, ce n'è uno per l'alimentazione e uno per quando vado in uso con le mie uscite, e due relè. Questo termostatino qui fa scattare il relè, che probabilmente non serviva, potevo attaccare direttamente il ventilatore per quello che assorbe il ventilatore, e mi fa scattare il relè mi dà tensione ai ventilatori. I ventilatori sono disposti sopra ai dissipatori in questo caso. Devo ancora testare se effettivamente funziona così. Io il lavoro l'ho fatto mano a mano che andavo avanti, per cui è un po' assemblato a pezzetti questo affare. Non è stato progettato nella maniera corretta. E questo funziona da alimentazione. Quando invece vado ad usare la corrente accumulata nelle batterie, ho tre uscite, una per i motori, una per la fotocamera, una per il PC e le uscite USB. Quindi dal pacco batterie attraverso il deviatore io vado a dei convertitori, c'ho dei convertitori che sono da 5 volt 5 A, che sono le porte USB in totale. Un convertitore da 15 ampere 200 watt che mi erogo ai 12 volt, che sono quelli che vanno ai motori. Ho un convertitore che può arrivare fino a 8 ampere e mi porta la tensione di uscita a 8,5 volt, che è quella delle fotocamere. La fotocamera funziona a 7 volt. In realtà non è così, perché sulla batteria è scritto 7 volt, ma la batteria quando è carica
No, in realtà non sono 7 volte, sono quasi 9 volte. Me ne sono accorto perché regolando la tensione di uscita a 7 volte mi diceva che la batteria era scarica. Quindi ho alzato la tensione della batteria finché la macchina fotografica mi diceva che la tensione era, la batteria era carica e questa si raggiunge quando la tensione in uscita è a 8 volt e mezzo. E poi questo è per il PC che in realtà io all'inizio pensavo di alimentare un PC esterno per gestire lo slider, invece poi sono passato al tablet. Quindi questo non mi serve più, ma lo tengo qui, posso regolare la tensione in uscita che desidero e posso eventualmente avere un'uscita ausiliare per qualsiasi altra cosa. E questo è come funziona il sistema di alimentazione. Quello che io vorrei è, se fosse possibile, trovare qualcuno che mi desse una mano a riprogettare la parte elettronica, perché qui io ho tanti moduli, questi moduli li ho comprati, praticamente la totalità di questi moduli li ho comprati. Quindi ce n'è uno, due, tre e quattro. Probabilmente si potrebbe progettare una scheda che fa le stesse identiche funzioni, che ha dimensioni rispetto a quattro schede messe insieme minori, perché probabilmente ci sono delle parti che sono uguali in queste quattro schede e probabilmente si potrebbe avere una gestione della tensione d'ingresso comune e avere una gestione della tensione in uscita invece separata. Quindi se ci fosse qualcuno che mi può dare una mano, ben venga. Anche perché volendo usare quattro di questi, devo per forza cambiare la scatola, che al momento è più piccola, quindi probabilmente sarà almeno alta così questa scatola, e quindi vorrei riprogettare tutto quanto il circuito all'interno. Questo è il sistema di alimentazione. Spero che vi sia piaciuto. Se qualcuno è interessato a partecipare sia alla progettazione, ma avesse bisogno di qualcosa di simile, sono ben felice di poterlo aiutare e dargli il progetto che ho fatto. Tanto non c'è nulla di particolare, però visto che un po' di errori li ho fatti, evitare a qualcuno che come me decide di partire allo sbaraglio senza avere nessuna conoscenza, probabilmente qualche informazione in più potrebbe essere utile. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi saluto nella speranza di poter uscire, fare la prova con lo slider e farvi vedere come funziona.